Andiamo, non è l'amico di la dove. Questa è la più grande manifestazione del pubblico impiego e del lavoro pubblico. È una manifestazione per rivendicare il diritto ai rinnovi contrattuali, il diritto dei cittadini ad avere assistenza, istruzione e garantite il welfare. È la richiesta di avere un colloquio e un confronto aperto, perché solo col sindacato riusciamo a riformare questo paese. Gli altri fanno solo chiacchiere. I lavoratori dei beni culturali a Roma per protestare contro il governo Renzi, per il rinnovo del contratto. Il governo Renzi. Allora, a Roma per protestare? No, per dichiarare, per dire a tutti che c'è anche un po' di ottimismo in Italia, non sotto quello che va male. Noi siamo qua per dire a Renzi che c'è una parte d'Italia che è ottimista, pensa di andare avanti, che ce la possiamo fare. Quindi il nostro obiettivo, cioè il nostro modo di stare in piazza, di passare con le Tamorre e di dire che c'è un po' di ottimismo. Quindi con Tamorre e con tamburi si va avanti per l'Italia. A Roma per protestare? Per il rinnovo del contratto di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, per dire no a Renzi, per dire no ai tagli lineari alla pubblica amministrazione. Si può intervenire, ma si deve intervenire soprattutto dove ci sono gli sprechi. Bisogna eliminare assolutamente le consulenze inutili. Thank you.
a Cerruò. Cominciamo dal collaboratore scolastico, che rappresenta la prima immagine.